Ed eccoci con Claudio Secci, terzo anno insieme in questo Libri in Piazza. Direi che questa è sicuramente l'edizione più ricca di contenuti, abbiamo visto anche tantissimi ospiti, non oso immaginare il lavoro che c'è dietro, Claudio. Grazie ragazzi, grazie anche a voi di farne parte in qualche modo come sponsor di comunicazione per il terzo anno. Quello di cui sono particolarmente contento e di come stiamo riuscendo a reagire ai problemi meteorologici che ogni anno in qualche modo non ci risparmiano, e anche quest'anno abbiamo avuto un problema con il vento, l'abbiamo gestito e sta venendo fuori per fortuna una bella giornata senza acqua finalmente, e sembra che anche domani con l'acqua ci risparmi. Siamo molto contenti. Ecco, allora hai parlato di una cosa importante. Abbiamo cercato di potenziare la parte di intrattenimento, abbiamo cercato di essere più avere un ventaglio diverso di servizi. Come avete potuto vedere stamattina c'è stato il fitness, avremo la danza classica e contemporanea e orientale, abbiamo gli spadaccini stasera dell'Accademia di Galaxy Blades, abbiamo una marea di intrattenimento quest'anno diverso anche dal solito, abbiamo sempre gli amici di Poste Italiane ovviamente, e abbiamo anche le cosplayer che leggono le fiabe ai bambini, e insomma si va avanti con l'usato garantito ma portando anche un po' di innovazione, cercando di essere anche un po' innovativi. Abbiamo fatto un giro tra le bancarelle, abbiamo intervistato tantissimi scrittori, editori, noto che comunque il fantasy è quello che probabilmente è più presentato o rappresentato in questa piazza. Sì, non è una scoperta di adesso, nel senso che il fantasy è un genere che da un po' di tempo sta spingendo tanto assieme alla fantascienza, e in questo momento mi verrebbe da dire i libri più apprezzati e anche più sponsorizzati da concorsi e da autori blasonati è sicuramente il giallo, il thriller e la fantascienza e il fantasy. Questi sono i generi che vanno di più, e mi verrebbe da dire di pari passo con quello che poi scegliamo un po' di vedere al cinema. Libri che vanno bene, noi sapete non abbiamo editori famosi, ci piace esaltare le realtà che ancora hanno bisogno di emergere, o comunque delle realtà editoriali che sono sempre state amiche del collettivo, e sono molto contento. Tutte le persone che sono qua oggi non sono solo degli splendidi professionisti ma sono anche amici della Mission, che dal 2018 con volontariato, puro volontariato, crea delle opportunità come questa. Diamo gli appuntamenti, visto che siamo in diretta, sia della giornata di oggi che della giornata di domani, domenica. Allora, oggi la giornata sarà una giornata bella tosta perché terminiamo alle 23. Domani ci sarà dalle 10 alle 19. Questa sera continuiamo dopo le 19 con una notte bianca che abbiamo voluto chiamare Libri fra le stelle. Una notte bianca con numeri tutti al buio, quindi cosplayers piuttosto che Accademia dei Jedi, piuttosto che le ballerine, quindi tutti interventi che verranno fatti al buio con le luci stroboscopiche del nostro DJ, che quest'anno abbiamo il DJ set dedicato.